oggi il numero di ragazze che si laurea è superiore al numero dei maschi che si laurea, quindi questo in tutti i 43 paesi dell'OCSE, cioè ormai le donne che arrivano sul mercato del lavoro sono più qualificate. Resta però un problema di rappresentazione invece nelle materie scientifiche e tecnologiche, le famose STEM, che sono ancora, rimangono un po' un boys club, cioè il numero di ragazze è comunque molto limitato, anche se in Italia non è, le cifre sono interessanti perché il 59% delle ragazze conta per i laureati in STEM, quindi comunque cifre soddisfacenti. All'interno delle STEM le scelte sono diverse, ci sono ancora molte poche ragazze che comunque scelgono di fare ingegneria fisica e ancora meno di entrare nel mondo digitale. Sembra esserci un paradosso, questo è uno studio che è stato pubblicato quest'estate, perché in termini di cifre sembrerebbe che in alcuni paesi dove la situazione dell'uguaglianza di genere non è favorita, e quindi l'Algeria, la Tunisia, gli Emirati Arabi, c'è una bella percentuale di ragazze che invece scelgono le materie STEM, quindi parliamo anche di 60%, 70%. Al contrario, dall'altra parte dello spettro abbiamo invece i paesi nordici che sono comunque i campioni rispetto alla parità di genere, ma anche rispetto a un sistema di educazione molto moderno, molto anche attento agli stereotipi, eccetera, queste percentuali scendono a quasi la metà. Quindi la questione del perché e di quanto questo sia, possa essere legato a questioni di mercato di lavoro, quindi la voglia di trovare un lavoro che magari può essere più forte nei paesi meno sviluppati, laurearsi in ingegneria, laurearsi in fisica o nel digitale in paesi emergenti è comunque un elemento di empowerment che forse le ragazze cercano anche attraverso gli studi. Quindi, il perché è da comprendere, però è interessante questa dinamica. Secondo gli studi OCSE sono due i fattori su cui un ragazzo o una ragazza scelgono la loro strada di studi successivi. Uno è la percezione di se stessi, quindi se penso di non essere bravi in matematica difficilmente prenderanno quella strada, però comunque diciamo il loro apprezzamento delle proprie capacità. Ma un ruolo invece molto grande è l'ambiente circostante, innanzitutto in che modo viene valorizzato l'aspetto di interesse verso la scienza e le materie scientifiche. Il fatto di avere in famiglia qualcuno che ha fatto scienza sicuramente ha un impatto positivo verso la scelta, mentre si vede che lì dove non c'è nessun role model, che può essere anche il papà, non deve essere per forza una figura femminile, però lì dove non ci sono role model è più difficile andare verso quelle scelte. Le aspettative dei genitori hanno un ruolo anche molto importante. Gli studi OCSE dicono che ci sono 3 volte più aspettative da parte dei genitori a parità di capacità matematiche o nelle materie scientifiche che sia il maschio a studiare ingegneria o a studiare fisica, e 3 volte più grande che sia magari invece la ragazza a studiare biologia o a studiare medicina. Quindi c'è un ambiente che comunque influenza queste scelte o che non incoraggia in un modo simmetrico, diciamo, le aspirazioni dei ragazzi.